Motore, azione, ciak! Ragazzi, buongiorno. Oggi video un po' alternativo perché non trovo il nostro original. Per averti pagherei oro, sigla inerente alla puntata. Eh sì, perché oggi parliamo di economia domestica, ovvero la storia del 50%. Dunque, l'altro giorno mi arriva a casa, nelle nostre cucine lombarde, il giornale con la promozione del mio supermercato. Su questo giornale campeggiava un 50% molto grosso, al che io praticamente, visto questo 50%, visto i miei tentativi di risparmio e di, insomma, controllo delle finanze, decido di applicarmi una buona volta e fare l'upgrade, ovvero sia la spesa tutta al 50%. Quindi mi piazzo seduta qui, bella precisa, con un foglio, evidenziatore, penna e tutto, mi segno tutti i prodotti, faccio un lavoro ma di precisione, ma di un rigore. Mazza, cioè qui veramente ho superato me stessa. Con questa certezza di aver finalmente, come dire, raggiunto un livello decisamente alto di comprensione, di risparmio, arrivo al mio supermercato, rivista in una mano, carrello e lista nell'altra, e mi applico come se non ci fosse un domani. Quindi in pratica, cioè, ogni prodotto segnato controlla, fai verifica, insomma, faccio questa spesa che veramente mi sentivo. Adesso mi chiamano per consulenze economiche, cioè sono una mente, sono una mente. Riempio questo carrello, arrivo alla cassa, dico adesso petto in fuori, pancia in dentro, gonfia e tronfia come il tacchino. Mi dico: è il mio momento. Aspetto, pipin, pipin, lei, la signorina bravissima, passa i prodotti uno alla volta. Io sento, aspetto quel momento in cui ci sarà, no, la cifra, e sarà una cifra bellissima. Avrò speso poco, avrò fatto la spesa per una settimana, la signorina stessa si alzerà, mi farà i complimenti, succederà qualcosa, lo so. Finisce l'operazione, guardo, mi fermo, rimango basita, dico: no, però questa non è la cifra, scusa, cioè, ho un attimo di. Poi dico: aspetta, respira, e dico: scusi signorina, ma mi deve ancora applicare il 50%, vero? E mi guarda e dice: no, veramente il 50%, lo sconto è già previsto, è già fatto, insomma, questa è la cifra totale che lei signora deve pagare. Perché io ho un attimo ancora di così, dico: vabbè, allora attenzione, ma io signorina, guardi che ho la rivista, cioè io ho il 50%, io ho il 50%, cominciamo anche un po' a innervosirmi, no? Questa poverina ha pazienza da santa, che chissà quanti ne vede. E vabbè, comunque mi guarda e mi dice: va bene, controlliamo. Va a controllare, dice: no, guardi signora, nella sua lista non c'è quasi neanche un prodotto al 50%, ok? Io un attimo così dico: no, ma io ho la rivista. Lei è molto paziente, sempre mantiene la calma e mi dice: ma ha letto la data? Cioè, la rivista a che periodo si riferisce? Ora cos'era successo? Che io la data non l'avevo guardata. Io avevo focalizzato tutti i miei neuroni sul 50%, che mi aveva, come dire, creato uno stato di emozione e di alterato un attimo. Io, come il toro che vede rosso e non vede null'altro, mi ero proprio fiondata sull'idea della mia spesa a metà prezzo e avevo totalmente eliminato ogni altro tipo di elemento che potesse darmi delle informazioni rilevanti sulla questione, tipo per esempio la data. Quindi in pratica io ho fatto una spesa con i prodotti al 50%, ma che sarebbe entrato il 50% la settimana successiva a quella in cui io stavo facendo la spesa. Al che ho messo le pive nel sacco, la rivista in borsa, mi sono portata via la mia spesa per una settimana, ho mangiato cornflakes di plastica e tutta una serie di prodotti che non avrei.
comprato se non fosse stato perché erano il 50%. E quindi cornuta e mazziata. E questa è la storia del 50%. E con questo momento, io poi da qui, insomma, ve lo racconto così anche perché è un momento di apprendimento per sviluppare insieme anche alla NUC un miglioramento futuro dove impareremo a allargare lo sguardo a un orizzonte più ampio e con questo e con la storia del 50% io e la Nuc vi salutiamo e vi auguriamo una buonissima serata. Baci!